Ben ritrovati presso la Galleria L di Precanziol in occasione della mostra collettiva dal titolo Confini. Espongono gli artisti Luigi Aricò, Paola Bradamante, Watson Paolo Castelli, Salvatore Leone, Stefano Mariotti, Paola Moglia, Massimo Vecchiato, Wanda Ronchin, Paolo Zanin e il gruppo Gli Zero Nudi, composto da Luisa Albano, Nadia Bonzi, Angelo Lazzano. Elemento fondante dell'esistenza umana, per Paolo Castelli l'arte è la modalità che unifica il tutto. La sua versatilità pittorica è dunque tesa a concretizzare sul supporto questo insieme armonico che si eleva dalla realtà tangibile. Sperimentalista, Massimo Vecchiato protende la sua ricerca verso la rivalutazione in senso creativo del colore, da intendersi dunque come nuova materia pigmentosa capace di dare sostanza all'arte. Le svariate forme di Luigi Aricò ci mostrano come egli punti ad un'arte capace di far riflettere l'uomo su se stesso e gli altri. Infatti, il recupero di materiali e il loro conseguente utilizzo in chiave artistica ci fa capire come egli cerchi di stimolare i pensieri dell'uomo. Per Paolo Zanin l'arte è il mezzo che l'uomo ha a disposizione per comunicare con l'altro. Le sue opere infatti ci raccontano come egli cerchi di cogliere i particolari sensibili capaci di indurre alla riflessione lo spirito umano. Pittrice intimista, Paola Moglia intuisce l'arte come mezzo per potersi straniare dal mondo ed elevarsi dalla quotidianità, e le sue opere ne sono una conferma. A prescindere dal soggetto raffigurato o dai materiali usati, esse assumono dimensione altra, quasi trascendentale. Grazie alle sue foto, Wanda Ronchin tratteggia la realtà, sia nella sua multiforme visione, sia focalizzandosi nei particolari più sensibili, in modo da sollecitare una riflessione nello spettatore. Per Stefano Mariotti, l'arte è una sollecitazione intellettuale, e per capirlo basta osservare i suoi lavori. La tecnica della pittura, sovrapposta a quella di una personale interpretazione della filografia, danno vita ad un'opera intrisa di concettualità. Il gruppo Zero Nudi, formato da Luisa Albano, Nadia Bonzi e Angelo Lazzano, crea lavori progettuali nei quali, pur emergendo la singola personalità, si nota un'organicità protesa ad una vibrazione emotiva ed intellettuale del pubblico. Emozioni e ancora emozioni. Questo è ciò che si vede nelle opere di Paola Bradamante. L'artista, infatti, attraverso l'astratto, tenta di veicolare immagini che stimolano l'io dello spettatore. Attraverso il paesaggio, Salvatore Leone è capace di simulare l'anima dello spettatore. Egli infatti, grazie ai suoi soggetti, riconducibili a scorci salentini, tocca le corde più recondite dell'io dell'uomo, facendole vibrare di emozioni. La L Galleria vi augura buon inizio anno a tutti e viva l'arte!